Buonasera a tutti amici della Pallacanestro dal Pallacattani di Faenza. Si gioca oggi la decima giornata, siamo a un terzo esatto del campionato e ospite della Recchico Faenza è la Pallacanestro Costa Volpino, formazione ultima in classifica con soli 2 punti, ma come si è visto in questo campionato di scontato non c'è nulla e Faenza ne sa qualcosa con la sconfitta a Palermo, dunque sarà sicuramente una partita da godere, da vedere fino all'ultimo. Faenza che, come sappiamo, ha un po' il mal di trasferta, ha fatto 0 su 5 fuori casa, ma 4 su 4 in casa, ha bisogno e voglia di vincere, quindi ci sono tutte le premesse per un grande incontro. Io, come sempre, sono Luca Del Favero, oggi il mio compagno di viaggio è Marco Bettoli. Marco, niente, bisogna vincere, punto. Assolutamente, questa è la classica partita con un indirizzo ben preso da pronostico. Faenza è sicuramente squadra superiore, come tutte le partite con pronostico a senso unico, però ha sicuramente delle insidie. Questa è una squadra che ha mantenuto sempre i 2 punti, ha fatto sempre i 2 punti in casa, però ha, diciamo, qualche problemuccio in trasferta. Oggi bisogna costruire su quello che di buono ha fatto Faenza fino ad oggi, ha sempre mantenuto inviolato il campo. Oggi gioca contro una squadra che non ha particolari pretese in questo campionato, però un approccio soft potrebbe creare sicuramente dei problemi a Faenza, che deve far vedere subito che non vuole lasciare niente di intentato e imporre il proprio gioco alla squadra ospite. Costa Volpino che tra l'altro non evoca dei bellissimi ricordi ai tifosi di Faenza. Lo scorso anno fu la prima squadra a vincere qui al Pallacattani, tra l'altro la prima partita del 2017, il 4 gennaio, con Faenza che si trovò sotto di 21 punti e a fine sbagliò il canestro a fil di sirena con Perin, quindi l'ennesima rimonta sarebbe anche potuta arrivare. Oggi squadra profondamente cambiata, praticamente non c'è nessuno, quasi un paio di giovani rispetto a quel giorno. Tanti sono i giovani della squadra, è seconda nella classifica degli under impiegati alle spalle di Desio e davanti a Lugo. Tutto è pronto, Faenza in maglia bianca con Venucci, Attoni, Pagani, Chiappelli e Brighi, dall'altra parte in maglia azzurra con bordi bianchi e Alto Sebino, che ha Sabaddini, Coltro, Caversano. Intanto andiamo subito in diretta, primi 2 punti di Sabaddini, dicevamo Cusenza, Sabaddini, Coltro, Caversano e Gorreri. 2-0 si parte dunque subito con i primi 2 punti, Faenza che deve dare tante risposte anche un po' in difesa, non ha brillato nelle ultime gare. Chiappelli firma i primi 2 punti, Recchico 2-2. Conte fuori per Caversano, sono soltanto 4 i senior di Costa Volpino, diciamo appunto squadra giovane, 20,5 l'età media di questo gruppo. 5 secondi per imbastillazione, brava Faenza a recuperare palla con Chiappelli, Iattoni fuori per Venucci, Venucci adesso con grande calma ribalta il gioco per Brighi, Brighi perde il tempo per la tripla, ripassa Venucci, Faenza un po' invece di stendersi in questo momento in attacco, Venucci prende tiro, neanche il ferro, direi tutto bene tranne la conclusione. Sì, un Venucci che non aveva le idee chiare su cosa fare, ha fatto partire un tiro non in ritmo, con esito prevedibile, difficilissimo da segnare un tiro del genere, soprattutto con la mano dell'avversario davanti. Ora Costa Volpino cerca di imbastire la propria azione, anche Costa Volpino a dire il vero fa fatica nella costruzione del gioco, ora arriva una tripla ben presa ma esce e la palla torna nelle mani di Faenza, punteggio inchiodato sul 2 pari, 1 minuto e mezzo giocato. E il tiro da 3 è proprio una delle armi di Costa Volpino, a tutti i giocatori che potenzialmente sanno tirare da 3 fancanestro, anche Cusenza e Sabaddini, i due lunghi, il 4 e il 5 di ruolo della squadra. Chiappelli passa fuori per Brighi, su di lui la difesa di Conte, prova a entrare Brighi, poi si incarta un attimo, la palla va nelle mani di Cusenza, cade Brighi, nulla per fortuna di pericoloso, poi Coltro con un tiro non proprio in ritmo va a perdere palla, dall'altra parte Venucci si prende il fallo proprio da Coltro, uno dei due giocatori che lo scorso anno faceva parte del roster lombardo, primo fallo dunque di Coltro.
va in lunetta Mattia Venucci. Arechico, che come dicevamo inizio telecronaca è reduce dalla sconfitta in casa di Vicenza, qui al Cattani finora ha fatto un ottimo 4 su 4. Venucci segna il primo libero che vale anche il vantaggio 3-2 e mette anche il secondo 4-2. I liberi sono stati un'altra delle tecche di Faenza fuori dal pala Cattani. Intanto Brighi commette il suo primo personale, che è anche il primo fallo di Faenza. Dall'altra parte quello di Coltro è l'unico fallo commesso da Costa Volpino. Intanto vado anche a dirvi i nomi dei due arbitri toscani: il primo arbitro Andrea Fabiani di Livorno, il secondo arbitro Guido Monciatti di Siena. 7:55 alla fine del primo quarto, Conte fuori per Sabbadini. Un po' di difficoltà Caversano, prova la tripla, errore, ma la palla schizza nelle mani di Conte, listissimo a sparare ancora fuori. Sabbadini la tripla la mette. Questo è il gioco di Costa Volpino, bisogna stare attenti perché al minimo errore colpiscono. Sì, sono molto reattivi i giocatori della squadra lombarda. Un'ottima conclusione da due punti a segno, con un buon rimbalzo offensivo, quindi una squadra viva. Adesso Faenza sta un pochino cercando di capire come meglio colpire la squadra ospite. Una Faenza che non è partita fortissimo dal punto di vista offensivo, ma la gara è ancora molto giovane. Adesso un ottimo due tiri liberi per Faenza, va ancora in lunetta Faenza. A segno il primo tiro libero di Chiappelli, a segno anche il secondo. 2 minuti e 40 giocati nel primo quarto di gioco. 4 punti per Chiappelli, 4 su 4 ai liberi, questa è una gran bella notizia. Non è invece una bella notizia questa dormita difensiva che regala 2 punti facili facili a Conte. Ragazzi, è un attimo arrabbiato per come la sua squadra ha interpretato la fase difensiva in questo momento, ma siamo già da quell'altra parte con Iattoni, palla per Venucci, prova a liberarsi Chiappelli, a sportellate con Coltro, mismatch notevole. Iattoni, ottimo gioco di piede perno per Iattoni, come un ballerino del Bolshoi, va a mettere 2 punti. Veramente bella tecnicamente questa conclusione di Iattoni, che ha giocato molto sul piede perno, non si è perso d'anima e con 2 finte è riuscito a mettere a segno questi 2 bellissimi punti. Ora Costa Volpino sbaglio e riparte in transizione Faenza. Venucci su rimbalzo recuperato da Pagani, Chiappelli, buona circolazione di palla, Brighi si prende la tripla, errore, poi Iattoni per poco non salta sulla testa di Kevin Cusenza, che è il miglior marcatore di Costa Volpino con 10,7 punti a partita, giocatore che lo scorso anno giocava a patti sempre in Serie B. Conte si prende la tripla, la sbaglia, come abbiamo visto Costa Volpino non ci pensa su 2 volte, quando è dai 6,75 prende e tira. Chiappelli poi slalomeggia fino in fondo, bella azione, peccato. Pagani con una grande vitalità recupera pallone, la dà a Iattoni, ancora Pagani, peccato, davvero un gran bel movimento, non un movimento prettamente di un pivot, ha recuperato davvero una bella palla Pagani, poi c'è fallo questa volta di Chiappelli su Caversazio. Esce Brighi, entra al suo posto Perin. Brighi che non sta benissimo a livello fisico, una leggera sindrome influenzale, ma comunque il coach ragazzi ha dimostrato di voler girare sempre i giocatori. Qui Faenza e sbaglia a lasciare libero Caversazio, per fortuna sua non va a prendersi la tripla. Dall'altra parte Venucci, lui sì che la mette, Venucci sempre bello, sempre un bello vedere. Ora Faenza al massimo vantaggio più 5, Costa Volpino
non ci pensa due volte prima di tirare da tre punti, si vede che è un'arma con cui ha particolare confidenza la squadra ospite. Ora però ragiona su linee esterne il numero 11 Coltro. Passaggio dentro per il Sabbadini che con un ottimo movimento elude la difesa e va a segnare due punti di pregevole fattura quando siamo circa a metà del primo quarto di gioco. E però anche in questo caso c'è stato un errore difensivo, si è preso la linea di fondo con troppa facilità, Pagani si gira, tira, segna, Pagani davvero grande acquisto in corsa di Faenza, nel senso che è iniziato la stagione reduce da quell'infortunio nella pre-season, non era il meglio, adesso che è in forma sta facendo davvero ottime cose, si limitasse un pochino sui falli come poi sta facendo oggi sarebbe davvero ancora più devastante. Torna più 5 l'Arechico, 4-20 alla fine del terzo quarto, grande anticipo di Perin, gioco dietro la schiena di Venucci per Perin fino in fondo, Perin che azione, mamma mia che bella azione da parte dell'Arechico che trova il massimo vantaggio, più 7, 15-8 sull'asse Toscana. Faenza trova questi punti, poi sbaglia Conte, recupera rimbalzo Iattoni, gli ruba palla, bravo a crederci Coltro e recuperare questa palla quando tutti i suoi compagni erano quasi nell'altra metà campo. Ancora Coltro, fuori per Cusenza che prova la conclusione, un tiro sinceramente senza né arte né parte. Iattoni recupera rimbalzo, palla per Perin, ora per Venucci, ha preso un po' le misure l'Arechico di Costa Volpino, diciamo che fatica un po' a tirare, poi attenzione, bella palla per Pagani che scivola ma subisce anche fallo. Diciamo che questi primi 7 minuti scarsi si è visto che in effetti la differenza tra le due squadre c'è, e se Faenza difende poi si fa dura per Costa Volpino. Time out intanto per i Lombardi. Sì, Faenza ha dei notevoli mismatch anche per i quali può beneficiare sicuramente dal punto di vista tecnico e fisico. Faenza è squadra superiore alla squadra ospite, però come tutte le partite con un pronostico abbastanza a senso unico, queste partite nascondono delle insidie. Per adesso Faenza sta facendo vedere al pubblico il proprio gioco e sicuramente sta prendendo le misure alla squadra ospite, che sicuramente non si tira indietro, non è squadra sicuramente timida. Costa Volpino ora sotto di 7 lunghezze con una partita tutta da vedere ancora. Ora però il time out della squadra ospite, le statistiche fanno vedere un 4 su 6 al tiro da 2, statistiche praticamente identiche, se non che Costa Volpino ha tirato 6 volte da 3 punti, sbagliando tutte le 6 volte. Proprio per questo Faenza è riuscita anche a costruire un vantaggio che ora è di 7 lunghezze. Le squadre tornano ora in campo. E aggiungo 0 liberi tirati avuti da Costa Volpino per il semplice fatto che effettivamente quando va a sfondare Faenza, a provare a penetrare, si prende sempre fallo per il solito discorso che facciamo poco fa della differenza nei vari mismatch tra le due formazioni. Perin fuori per Chiappelli è un altro giocatore che sta aspettando davvero la partita per far vedere tutto il suo valore. Bella palla di Chiappelli per Pagani, 2 punti per Pagani, 17-8 più 9. Pagani da sotto è davvero difficile da marcare per Costa Volpino. Fuori adesso per Caversazio, sotto per Cusenza, poi con un po' di difficoltà ancora fuori per Sabbadini, errore, ma Pagani vola letteralmente sulla testa del suo avversario, poi l'ultimo tocco è di Sabbadini. Altro cambio, adesso esce proprio Pagani, entra Silimbani che la scorsa settimana per un problema alla schiena non ha giocato, non è neanche entrato nei 10 presenti a Vicenza, oggi invece è pronto a dare il proprio contributo. Proprio Silimbani tocca il suo primo pallone, Iattoni fuori per Sili, Venucci finta da 3, poi fuori per Chiappelli prende, gira, tira, errore, rimbalzo di Conte che lo scorso anno
giocava a Manerbio in C-Gold, è uno 97, uno dei tanti under, forse l'under più esperto del roster di coach Giubertoni, uno dei confermati, invece il coach confermatissimo dopo il lavoro dello scorso anno. Bella palla sotto per Sabbadini, per poco Sili non arriva ad anticiparlo. È un po' un Sabbadini contro tutti, 8 dei 10 punti arrivano proprio da lui. Giocatore che lo scorso anno giocava proprio con Pagani in Serie B al Roboret Fides, fallissimo questo di Caversazio su Venucci, fallissimo perché si è vista la trattenuta. Quarto fallo di squadra per Costa Volpino, secondo per Caversazio. Iattoni fuori per Silimbani, 1.50 al primo riposo. Con l'Arichicco che ha più 7, il massimo, non è il massimo vantaggio, anzi era più 9 di poco fa. Qui intanto c'è un misunderstanding tra Perin e Silimbani, poi nel traffico riesce a recuperare palla Perin, ma come Chiappelli è riuscito a recuperare il pallone, un po' l'emblema della differenza fisica. Bella palla sotto per Chiappelli, che azione, mamma che azione anche questa. Ottimo trattamento di palla complessivo di Faenza, con passaggi molto ben fatti e due punti a centro area che regalano a Faenza il più 9. Costa Volpino sta facendo molta fatica da sotto. Ora il numero 9 Cusenza ferma in maniera irregolare Perin. Squadra ospite che ha già esaurito il bonus, dunque due tiri liberi per Faenza che può ritoccare il massimo vantaggio. Cambi per Costa Volpino. Perin che si appresta a battere i due tiri liberi sul 19-10 per Faenza. È uscito Cusenza, è entrato Di Mecco, ora due liberi per Perin, massimo vantaggio di Faenza, doppia cifra, 20-10. E 21-10, 2-2 di Perin, io sottolineo questo 6-6 liberi, non è un dettaglio da poco, visto le percentuali che Faenza ha soprattutto fuori casa. Sabbadini fuori per Caversazio con un po' di difficoltà, prova a passarla a Sabbadini, la palla esce, è abbastanza in confusione Costa Volpino in questo momento. Diciamo che la chiave dell'incontro è molto semplice: prova a tirare da tre punti come unica arma, a 0-7, sotto si affida Sabbadini che ha segnato 8 dei 10 punti. Bastano questi due numeri per far capire un po' la dinamica di questo incontro. Iattoni, bel gioco a due con Chiappelli, palla fuori per Perin, prende la tripla, però la mette, solo rete per un grande Marco Perin, 24-10. E 20 secondi alla fine del match, c'è discrepanza però di circa una decina di secondi con quello della partita, poi bravo Conte a segnare. Quarto punto, 24-12. Ora Faenza, sì, l'ultimo possesso, Venucci prende, tira, sbaglia, termina il primo quarto, 24-12 per l'Arechico. '24-12 dunque al primo intervallo. Prima Marco guardavi un po' le statistiche, direi che come sempre accade la pallacanestro sono molto molto esplicative su quanto è avvenuto fino ad ora.
Sì, alla squadra ospite è sicuramente mancato l'apporto del tiro da tre punti con sette conclusioni di cui neanche una messa a segno. Il punteggio così largo a favore di Faenza è spiegato soprattutto nelle conclusioni da tre punti sbagliate che hanno dato la possibilità a Faenza di distendersi bene anche in transizione. Una Faenza che ha giocato con grande concretezza nel primo quarto, pochi preziosismi, passaggi molto ben cercati e portati e scambiati tra i vari giocatori, quindi conclusioni frutto anche della buona costruzione di gioco di Faenza, che così ha messo in cassaforte un più 12 sul quale costruire, non certo però da solo conservare. Abbiamo ancora tutta una partita da vedere. Un buon primo quarto con 24 punti messi a segno, solo 12 subiti, ma comunque una squadra ospite che cercherà di difendersi e di ricucire lo strappo creato da Faenza. Primo possesso del secondo quarto per Faenza, Faenza in campo con Venucci, Iattoni, Perin, Chiappelli e Sirimbani, proprio Iattoni fino in fondo, 26-12 più 14, nuovo massimo vantaggio faentino. Dall'altra parte invece abbiamo Sabadini, Di Mecco, Conte, Borghetti che esordisce nel match in questo quarto e contro, palla proprio nelle mani di Conte, si prende la linea di fondo, va per passare a un compagno, frazione di campo, non è partita diciamo benissimo in questo momento questo Volpino. Sì, Faenza sta facendo il suo gioco, appunto non lasciando, scusate il gioco di parole, giocare proprio Costa Volpino, gli sta mettendo una pressione a tutto campo e questa cosa qui dà risultati concreti, non per ultimo una palla recuperata che adesso Faenza sta giocando sulle linee esterne. Più 14 dunque, 26-12, Iattoni, bello questo pallone, poi purtroppo sbaglia tutto passandola a Sabadini che mette il turbo, poi però Perin fa buona guardia, allora deve bloccare la manovra Costa Volpino, altra palla persa di Costa Volpino, chiede scusa a Conte, anche in questo caso comunque si è visto che nel momento in cui Faenza si è schierata a zona è andato in tilt Costa Volpino, la rimessa per Perin, fuori per Chiappelli, Chiappelli benissimo, si prende la linea di fondo, poi si prende anche il fallo. Di Sabadini, secondo fallo, adesso entra Aromando, giocatore questo che tra qualche settimana sfiderà la Bernareggio con cui è andato l'anno scorso in Serie B vincendo la C-Gold Lombarda. Sbaglia di poco Chiappelli il suo primo libero dell'incontro. Segna il secondo, 7 punti per Chiappelli, esce proprio per Aromando che adesso avrà la possibilità di giocare da 4. Intanto c'è anche Benedetti, come dicevamo, nelle file di Faenza, dunque tutto al posto di Venucci, dunque tutto il pacchetto degli esterni, ragazzi, lo ha cambiato. Borghetti, su di lui Perin, sotto per Di Mecco, errore Iattoni con un po' di difficoltà, prende palla, la dà nelle mani sicure di Benedetti, fuori per Sirimbani, bel movimento, poi si incarta anche un pochino Sili, la palla la prende Borghetti, fuori per Sabadini, non tira, ancora Borghetti, giocatore ricordiamolo che è uno dei due confermati della scorsa stagione, pure lui classe 97, pure lui under, prova la tripla Borghetti, errore. Perin cattura senza quasi difficoltà il pallone, scarico per Aromando, bel passaggio no look per Benedetti, adesso anche un pelino quando può Faenza fa anche dell'Accademia, Sirimbani dall'altra parte non vede nessuno. Coach ragazzi che ha timeout, bellissima questa scena di ragazzi che va proprio faccia a faccia con Sirimbani, chiaramente in maniera più tranquilla possibile. Sì, un Faenza
che anche se ha sciupato due possessi, diciamo, mi sembra totalmente in controllo in questa fase della partita, soprattutto perché Costa Volpino in attacco fa una fatica tremenda a trovare conclusioni, non ha ancora segnato da tre punti e ha sbagliato molto anche da sotto. Dunque un più 15 di Faenza con queste due imprecisioni in attacco che hanno portato coach Regazzi a chiamare time out subito, appunto per non lasciare che la squadra perdesse concentrazione. Una partita che per il momento sta avendo, diciamo così, uno sviluppo prevedibile, almeno dal punto di vista del pronostico. Siamo neanche a metà partita, neanche a metà secondo quarto, dunque ancora molto lunga questo incontro, con Faenza che sta facendo vedere ottime individualità quest'oggi: Chiappelli, Iattoni, Perin, tutti i giocatori che stanno ben figurando. Ora Costa Volpino rimette in gioco il pallone, punteggio di 27 a 12 per la squadra faentina. Perde palla quasi Costa Volpino, poi Romando commette fallo su Borghetti. Dunque massimo vantaggio di più 15, non si segna molto in questo quarto, anzi 3 a 0 è la parziale per Faenza. Frutto, e intanto Perin, grande palla recuperata contro Conte, che palla per Chiappelli, mamma mia, davvero prende e regala cioccolatini agli avversari, ai compagni, scusate. Poi c'è l'ennesima palla persa di quelle che fanno male da Costa Volpino. Coach Giubertoni chiama time out, scollegata proprio come testa Costa Volpino in questo inizio di secondo quarto. D'altronde lo ha detto in settimana sia coach Regazzi sia uno dei suoi vice Belosi, ha detto che queste sono le classiche partite dove bisogna aggredire l'avversario sin dal primo minuto, perché Costa Volpino è una squadra che, ricordiamola, comunque ha messo in difficoltà Piacenza 100, e settimana scorsa con Crema è stata avanti 38 minuti, perdendo poi proprio nel finale, ma non va fatta esaltare, non va fatta galvanizzare. Se vi si riesce a mettere un freno subito, allora davvero può essere tutto in discesa, come fino ad ora sta accadendo in questo incontro. Più 17, 29 a 12, ma davvero quelle tre palle perse grossolane, mi permettano questo termine gli amici lombardi, sono davvero uno specchio un po' di quello che sta accadendo adesso con coach Regazzi, che sta giustamente ruotando praticamente tutti i suoi giocatori, soltanto Milosevic non è ancora entrato, e anche per Brighe, come dicevamo, c'ha una piccolissima sindrome influenzale, può avere una giornata di riposo. Chiappelli sotto per Aromando, i due non si capiscono. 7:26 all'intervallo. Coach Regazzi, diciamo che si arrabbia con Aromando, però io spezzerei anche una lancia a favore di Aromando, non era facilissimo questo passaggio da prendere. Conte, palla in mano, chiama lo schema, compagni si muovono, Sabadini fa fatica però a entrare, Costa Volpino nell'area faentina. Bello il movimento di Caversazio, poi perde palla, la recupera Silimbani per Chiappelli. Peccato, peccato davvero, per poco non sarà arrivato il canestro, ma anche in questo caso questa palla recuperata è stata abbastanza semplice per Faenza. Assolutamente, la pressione di Faenza è ottima, sicuramente vanno poi gestiti un filino meglio i possessi, soprattutto questi del secondo quarto, ma Faenza difensivamente sta facendo molto molto bene. 12 punti comunque da parte della squadra ospite in circa 13 minuti sono pochi, quindi Faenza sta facendo molto bene su linee esterne, anche impedendo le conclusioni da tre punti smarcate che finora non ci sono state da parte di Costa Volpino. Ora l'arbitro sta cercando di redarguire delle varie scaramucce
tra giocatori ospiti e giocatori faentini, niente di particolare. Con Costa Volpino che rimette il pallone in gioco quando sono ancora da giocare circa 7 minuti nel secondo quarto. Prova Borghetti fino in fondo, trova qualcosa di incommentabile e la palla esce da sopra il tabellone. Palla per Faenza, non ha ancora segnato in questo secondo quarto Costa Volpino, entra intanto Gorreri ed esce proprio Borghetti. Tra l'altro Faenza sta difendendo con pressione, ma ha commesso soltanto 4 falli, questo è anche un dettaglio abbastanza importante che fa capire come comunque la difesa di Faenza stia davvero producendo grossi frutti. Cappelli prova a battere Conte con un po' di difficoltà, trova l'11° punto Gioacchino Cappelli, più 19, miglior marcatore del match. Conte scambia il pallone con un compagno, ancora palla Conte, davvero le idee un po' annebbiate in attacco. Costa Volpino non sa bene cosa fare, allora preferisce tirare da casa sua Caversas, non è una gran bella idea perché prende il ferro e la palla finisce ancora nelle mani faentine. Benedetti Silimbani, 6 minuti esatti, a Romando prende il piazzato sfortunato, il ferro gli dice no, dicevamo 6 minuti esatti alla fine di un primo tempo che ha visto finora avere vita piuttosto facile alla Rechico. Gorreri, blocco di Meco, palla sotto, Cappelli deve solo alzare le braccia per recuperare il pallone. Perin, bel passaggio dietro la schiena, fuori per Benedetti, prende, tira, il capitano segna e questa è una signora Faenza, più 22. Faenza il meglio di sé lo sta dando proprio in transizione, in questa azione veramente molto molto pregevole. I passaggi tra i giocatori della squadra faentina e la conclusione da 3 punti per Benedetti, con un aggiornamento sul nuovo massimo vantaggio che ha raggiunto le 22 unità, 34-12. Chiaramente se la fase difensiva funziona, anche la fase offensiva ne beneficia in maniera notevole. Questo spiega i punti costruiti da Faenza, 34, quando mancano ancora 5 minuti, oltre 5 minuti nel secondo quarto. Un Costa Volpino che finora non ha proprio avuto la forza di opporsi alla squadra faentina, con un nuovo intervento difensivo su quest'ultima azione, un Faenza molto molto presente difensivamente. Cambio, intanto esce Gorreri, impatto piuttosto nullo, ha giocato pochissimi minuti, infatti è un po' arrabbiato. Al suo posto entra Borghetti, 5-11 alla fine, diciamo più 22, doppio cambio poco fa anche per Faenza, sono entrati Pagani e Venucci, sono usciti Perin e Silimbani. Prova la tripla, molto molto difficile, ennesimo errore da 3, è uno 0-9, poi palla di Venucci, 5 esatti all'intervallo, ricordiamo che non ha ancora segnato in questo quarto Costa Volpino, poi sbaglia Venucci ma Pagani recupera palla a Romando su Franco, è entrato anche lui poco fa. Romando ormai se lo portava a casa, davvero incredibile anche la differenza di forza dei due roster, davvero situazioni abbastanza diverse. Venucci ora va su Coltro, poi ennesima recuperata, Benedetti, che passaggino per Venucci, ma che bello, che bello, che bello. Come ho detto pochi istanti fa, mi ripeterò, ma Faenza in transizione oggi sta giocando una signora partita, veramente poco lasciato al caso, una Faenza che si distende benissimo, recupera palloni a ripetizione con ottimi finalizzatori, nessuno escluso, quest'ultimo Venucci con un pregevolissimo sottomano. Un Faenza che aggiorna di nuovo il massimo vantaggio, che ha raggiunto i 24 punti quando ci avviamo verso la conclusione del secondo quarto, anche se mancano ancora più di 4 minuti. Un Costa Volpino inchiodato incredibilmente ai 12 punti del primo quarto, sono quasi 6 minuti che non segna. È uscito a Romando, al suo posto è entrato Brighi, quindi abbassa il quintetto Faenza, prova la tripla, segna Borghetti, primo canestro del secondo quarto dopo 6 minuti.
Dunque Borghetti da 3. E ora palla già dall'altra parte con Benedetti, Chiappelli per Venucci, fuori per Brighi, sotto Pagani. Pagani che non ha avuto, da una palla incredibile a Chiappelli, gran gioco a due. Se poi anche Pagani diventa un assist man, diventando davvero il centro di gravità di questa squadra, allora davvero possiamo ben sperare. Faenza che oggi non solo ha bisogno di vincere, ma ha bisogno di farlo fatto bene, facendolo in un'ottima maniera. Tanto qui Venucci ammette di aver toccato il pallone, rimessa per Costa Volpino. Diciamo Faenza anche per entusiasmare il pubblico di casa, che ha finora sempre visto ottime partite sia per se stessa, deve avere questo slancio di vincere bene questo incontro per poi andare sabato prossimo a Lugo in un derby che sarà davvero molto molto infuocato, dovrà cercare di trovare la prima vittoria fuori casa. Fallo intanto di Chiappelli, secondo fallo per lui. Cusenza va dalla lunetta, segna il primo punto anche per Cusenza, che ricordiamolo è il miglior marcatore dei suoi. Segna anche il secondo, dunque 38-17 più 21, un buon margine ancora per la Rechicco. 3-15 all'intervallo, Brighi, Venucci, gioco di prestigio di Venucci fino in fondo, tutti, è entrato nelle maglie con tutti i giocatori di Costa Volpino che sono rimasti a guardarlo. Torna più 23 e poi commette anche fallo su Borghetti. Pronto anche Milosevic adesso ad entrare al posto proprio di Chiappelli. Tutti i 10 giocatori di coach Regazzi sono entrati. Intanto entra anche Di Mecco dall'altra parte al posto di Sabadini, che si è fermato dopo quegli 8 punti iniziali del primo quarto. Sbaglia il primo libero Borghetti. E segna il secondo, quarto punto, 40-18. Marco ha guardato un attimo il tabellone, un solo fallo commesso da Costa Volpino, si vede proprio che anche a livello di testa fa fatica. Intanto Benedetti prova la tripla, la sbaglia. Sì, un Faenza sicuramente più concentrata. Adesso Costa Volpino ha chiaramente problemi in ogni parte del campo, con una squadra faentina così aggressiva fa veramente fatica, soffre i mismatch. Cerca sicuramente l'impegno difensivo, non è mancato, però Faenza veramente ha nella classe dei propri giocatori, come si è visto prima in transizione, una marcia in più. Dunque lì spiegato i 22 punti che ha di vantaggio Faenza. Sicuramente una Faenza brava anche a sfruttare l'inesperienza proprio dei giocatori di Costa Volpino. Ora ottimo canestro di Venucci, che sfrutta un'amnesia difensiva per un tiro appoggiato al tabellone di pregevolissima fattura, che riporta il vantaggio di Faenza a 24 punti. Anche queste amnesie difensive sono costate moltissimo a Costa Volpino, che ha visto scivolare via la partita in favore di Faenza. Ora un'altra conclusione sbagliata e una Faenza che può ripartire in fase offensiva. Prova Benedetti il triplone, sbaglia, poi sotto canestro si lotta Brighi con il numero 25 Franco. Vediamo, sì, è Franco che commette il fallo, ma mi aggancio a quello che dicevi poco fa. Bellissimo il fatto che Venucci abbia preso quel tiro strano, tra virgolette, perché mancava un secondo praticamente al termine dei 24, quindi ha fatto una vera e propria magata. Milosevic da 3, prende e tira anche Jakov, lui che il tiro da 3 ce l'ha. 45-18 più 27, tutti stanno veramente banchettando. Borghetti 1:40, 100 secondi esatti alla fine di un primo
tempo che ha visto soltanto la rechicca avanti, Borghetti scivola fuori per Franco, prova la tripla, errore, tutto fin troppo facile per Venucci, questo pallone recuperato, fuori per Milosevic, scarico per Brighi, bello passaggio, questo gioco di prestigio, davvero per poco non segna uno dei canestri più belli visti quest'anno qui al Palacattani, sfortunato Brigo, 1-10 alla fine della prima parte di gara. Sbaglia anche in maniera grossolana Di Mecco, si prende il fallo di Brighi, due liberi, secondo fallo anche di Brighi. Non ci sono grossi problemi per quanto riguarda i falli per Faenza, ne hanno due Chiappelli e due Brighi. Di Mecco sbaglia il primo, ricordiamo Faenza 7 su 8, mentre siamo al 3 su 5, sbaglia anche il secondo, poi rimbalzone di Pagani che viene spinto da Gorreri. Gorreri che lo ricordiamo qui in Romagna all'Andrea Costa Imola, l'anno dell'unica vittoria in 30 partite nella gestione di Vincenzo Esposito, fu un po' una meteora, arrivò in prestito durante la stagione. Venucci, Milosevic, bello il movimento, poi ancora fuori per Venucci, 10 secondi per imbastire un'azione, Venucci, vediamo cosa fa, cosa si inventa, prende, tira, mamma mia Venucci, 47 a 18 più 29. Ringrazio Marco per avermi suggerito, e dall'altra parte ci pensa Cusenza a segnare il quinto personale, 47 a 21, cambia poco quello che è la morale di questo primo tempo che va a esaurirsi, 10 secondi alla fine, fallo di Di Mecco su Venucci. Possesso di Faenza con poco più di 9 secondi, vediamo se riuscirà Faenza a segnare un altro canestro prima della fine del quarto. Benedetti 8 secondi, fa girare palla giustamente Faenza, si prende fino all'ultimo per prendersi questo tiro, Brighi, la magia! Alla fine di un primo tempo praticamente perfetto, 49 Rechicco, 21 Costa Volpino. Ventuno all'intervallo, una Rechicco che sta banchettando fino ad ora, sottolineiamo fino ad ora, con Costa Volpino, una gran bella Rechicco, bella in casa come si dice. Sì, quello sicuramente, stavo guardando le statistiche, un incredibile 15 su 21 da 2 per la Rechicco, siamo oltre il 70% da 2 punti, qua praticamente perfetta anche dalla lunetta, 7 su 8. Insomma, una squadra che sta lasciando ben poco ad una frastornata Costa Volpino, che praticamente è riuscita a segnare solamente 9 punti nel secondo quarto. Faenza ha segnato 24 punti nel primo quarto, 25 nel secondo, quindi ha legittimato la propria capacità offensiva anche nella seconda frazione di gioco. E ora, se non sbaglio, siamo proprio sul massimo vantaggio, anzi quasi, probabilmente è stata più 29 la squadra. Dunque ci siamo in prossimità, una Faenza veramente clamorosa dal punto di vista offensivo. Ora Venucci riparte come aveva lasciato il secondo quarto e aggiorniamo dunque il vantaggio di Faenza, che adesso è sulle 31 unità.
da 10 metri quasi giù di lì Venucci ha segnato il suo 16° punto. Davvero ha iniziato nel modo migliore Faenza in questo secondo quarto. Faenza che è in campo con Venucci, Chiappelli, Perin, Iattoni e Pagani dall'altra parte. Intanto andiamo però in diretta. Iattoni segna ancora, davvero. Io direi che qualche canestro magari teniamocelo per lungo, come si dice in questi casi, però va benissimo così. Dicevamo, Faenza ha bisogno di una mega iniezione, neanche di fiducia, perché non è il termine giusto, questa squadra sa di essere forte, ma un pochino di autostima in certi momenti. Vincere così bene davanti a questo pubblico è davvero la migliore delle medicine. Vado dunque a dirvi il quintetto di Costa Volpino. Abbiamo Sabadini, Conte, Borghetti, Caversazio e Cusenza. Prova la tripla, sbaglia, e se non andiamo errati non ha mai segnato, no, ne ha segnate due da tre, due triple. Ma comunque davvero, e Perin intanto si trova anche il gioco da due punti, 57-21. Chiaramente sarebbe riduttivo dire che questo divario di 36 punti sia dipeso solo dalle triple sbagliate da Costa Volpino, eh. Obiettivamente quest'oggi, da quello che si è visto, proprio Costa Volpino non ha avuto una reale chance finora di poter giocarsi la sua partita. Veramente un Faenza, la migliore Faenza sicuramente qui di quest'anno al Palacattani, veramente un Faenza anche dal punto di vista offensivo veramente con percentuali irreali dal campo. Bene così, quello che mi viene da dire è bisogna cercare di trovare punti anche negli altri campi, questo sicuramente. Qua Faenza ha fatto sempre benissimo dall'inizio dell'anno, ora si trova davanti a circa 18 minuti dove deve semplicemente legittimare quello che ha fatto fino ad ora con un vantaggio veramente incredibile, 37 punti su una Costa Volpino che quest'oggi non ha avuto nessuna chance di contrastare Faenza, una Faenza troppo concentrata finora, una 22 minuti senza alcun sbandamento difensivo. Ora Iattoni a segno dalla lunetta. Sbaglia Iattoni, il pallone, il rimbalzo viene catturato da Costa Volpino, 59-21 per la squadra di casa. Due minuti sono trascorsi in questo terzo quarto, prova la tripla Sabadini, 11° punto, non segnava dal primo quarto, 59-24. Fallo anche di Conte. Dunque più 34, anzi più 37, il massimo vantaggio toccato poco fa. E fatto appunto di dover vincere fuori casa, si vedrà sabato prossimo a Lugo, ore 20:30, un match chiave proprio per la stagione di Faenza, perché da qui a Natale non ha un calendario impossibile. Frazione di passi di Iattoni, non ha un calendario impossibile, e adesso deve appunto dare il colpo fuori casa. Dopo ricordiamolo che avrà tre partite in una settimana, sabato due a Lugo, mercoledì, grande questo pallone recuperato da Chiappelli che poi lo perde ma lo recupera, palla per Iattoni, la schiacciata, c'è anche dello spettacolo tra i due. Decimo punto, va in doppia cifra, 61-24, va in doppia cifra anche Iattoni. Dicevamo, Faenza gioca sabato 2 dicembre a Lugo, mercoledì 6 dicembre alle 20:30 qui a Bernareggio, turno infrasettimanale, e sabato 9 a Olginate, partita questa di Olginate che vedremo in diretta sugli schermi, in esclusiva sugli schermi della birreria a Faenza, mentre la partita con Lugo sarà libera, diciamo, sul nostro schermo, sul nostro Facebook, è accessibile a tutti, anche se molti faentini si stanno già organizzando per venire ovviamente a Lugo, perché le distanze sono assolutamente comode. 61-26, Conte 2 su 2, sesto punto, più 35, mancano 13 minuti.
non vuole chiaramente abbassare la tensione Faenza, fino alla fine deve essere sul pezzo. Pagani, Iattoni, fuori per Perin, Perin la tripla, segna. Mamma mia, che sei sto uomo di stralusso, Perin. Veramente oggi Faenza farebbe canestro anche con delle bende sugli occhi. Veramente una Faenza incredibile dal punto di vista offensivo. Anche difensivamente non è certo stata da meno. Ora Costa Volpino sbaglia dai tre punti, un nuovo rimbalzo di Faenza, 64 a 26 con 6 minuti da giocare nel terzo quarto. Ora altri 3 punti di Faenza, siamo a più 41. Più 41 conditi da una signora tripla di Mattia Venucci. Conte prova a entrare, poi segna anche il canestro col fallo, dunque ce ne sarà per 3. Conte è un ottimo giocatore, anche lui un under, 6-7, 2-8. Avrà il libero aggiuntivo che sbaglia. E Cappelli avrà la rimessa. Certo che bello, cioè bello, bello fino a un certo punto vedere i copioni delle partite di Faenza in casa, sono quasi tutte così, tranne quella con i Tigers, cioè partite in cui già nella prima parte di gara c'è un ottimo, si instaura già un ottimo margine di vantaggio, mentre fuori casa purtroppo invece molte volte all'intervallo già la squadra di casa prende il largo. Poi grandissima questa palla di Iattoni per Perin, Faenza davvero gioca sul velluto, distesa nella maniera migliore, è il modo migliore questo per arrivare carichissimi al derby di Lugo di sabato, tra l'altro Lugo che sta vincendo di 6 a Forlì con i Tigers al 26esimo, squadra super rivelazione del campionato, perché è una squadra di giovani che sta giocando a immagine e somiglianza del proprio allenatore, ovvero sta difendendo, sta giocando a ritmi altissimi e sta segnando molto. Davvero sarà una bella partita e sarà il banco di prova per Faenza per scacciare davvero via questo fantasma della maledizione delle trasferte. Prova adesso, gran bel canestro di Borghetti. Questa è una squadra che sicuramente non ha nulla da invidiare per quanto riguarda la qualità dei giocatori, per esperienza invece qualcosa, anzi molto sì, si vede anche perché in questo momento qui la squadra sta segnando con Faenza che obiettivamente sta amministrando ovviamente il proprio vantaggio. Due liberi adesso per Coltro. Sbaglia il primo, anche sfortunato. E segna il secondo, 69 a 31. È il primo punto di Coltro. Il massimo vantaggio comunque quel più 41 di poco fa. Cappelli adesso va alla rimessa, ancora 15 minuti di una partita in cui servirà molto soprattutto Iattoni, ancora 13-72-31. Avevi ragione tu, davvero Faenza stasera è in striscia positiva al tiro. Assolutamente, proprio stasera è incredibile la facilità con la quale i giocatori di Faenza vanno a canestro da tutte le parti del campo, da tre punti, da due punti. Faenza veramente ha trovato una serata di grazia al tiro quest'oggi e l'ha fatto contro una squadra che in realtà nulla ha potuto, in quanto Costa Volpino ha avuto grossissimi problemi al tiro. Dunque questo spiega l'enorme vantaggio costruito da Faenza. Non ci sarebbe potuto
potuta essere un'evoluzione della partita diversa con cifre di questo tipo. Una Faenza che presente dall'inizio della partita ha sbagliato veramente poco, ecco, passaggi errati come quest'ultimo se ne sono visti veramente pochissimi. Dunque un Costa Volpino che l'unica cosa che può fare è cercare di ridurre lo scarto, ma nulla di più quest'oggi, con una Faenza in controllo totale della partita. Perde palla Iattoni, Sabadini è più lesto di tutti, la passa Borghetti, prende la tripla, la segna. Settimo punto, anzi nono punto, scusate, per Borghetti, 7-2-3-4. Doppio cambio imminente per Faenza, Romando e Silimbani sono sul cubo del cambio, Chiappelli prende la tripla, sbaglia Borghetti, recupera palla, Conte poi prova, adesso diventa un po' un ciappa e tira, come si dice qui in Romagna, ovvero prendi e tira. Due liberi per Costa Volpino, escono Pagani e Attoni, entrano a Romando e Silimbani. Anzi, scusate, dormo, me la sono dormita io, fallo su Chiappelli, due liberi per Gioacchino. Però vedi il bello, secondo me, Marco, di questa squadra, che avrà chiaramente qualche intoppo di inizio stagione dovuto ai lavori in corso, è che non ha ancora tutti i giocatori al meglio. Uno come Chiappelli, che oggi sta facendo vedere quello che fa valere, finora non si è ancora visto in pieno. Quando tutti gireranno al massimo, allora davvero ci si divertirà ancora di più. Ma assolutamente, cioè, si vede bene come questa sia una squadra che sicuramente ha bisogno di solamente avere fiducia in trasferta. Può capitare ad inizio campionato che certe cose ti riescano meglio in casa, questo a mio parere sta succedendo a Faenza, è questione di approccio. Quando riusciranno a sbloccarsi, speriamo che sia da subito in quel di Lugo, non credo che questa squadra possa incontrare difficoltà a fare risultato anche in trasferta. Sicuramente lo sforzo che chiede un campionato di Serie B è quello di avere la massima concentrazione sia in casa che in trasferta. Regazzi sicuramente starà facendo un ottimo lavoro anche per dare fiducia a questi giovani che finora in casa hanno fatto veramente molto bene. Si tratta di partire, di innescare le marce alte, e quando si sbloccheranno, a mio parere, hanno la possibilità di fare benissimo anche in trasferta. Certo, bisogna trovare subito la fiducia, perché questo è un campionato, come si vede, dove le prime cercheranno di fare bottino sempre. Mi sto parlando di Cento, Piacenza, anche la stessa Lecco, che è sicuramente la rivelazione del campionato finora. Faenza può stare sicuramente con l'Eco, sicuramente con le prime, e finora lo ha dimostrato in casa, aspettiamo tutti che lo faccia anche in trasferta. 2:40 alla fine, come starete vedendo in questi ultimi minuti, sono saltati gli schemi, tra virgolette, cioè nel senso si gioca davvero con la mente sgombra da ogni pensiero, ha qualche occasione in più ovviamente Costa Volpino, Regazzi starà provando ovviamente già tanto che palla di Venucci per Aromando, qui Aromando sbaglia, ma secondo me c'era anche un tocco, gli arbitri non se ne ravvedono, allora siamo già dall'altra parte, palla Coltro su di lui, Venucci prova a scaricare, Perin per poco non ruba palla, poi va alla tripla Cusenza, errore ancora sotto Costa Volpino. Dicevamo che Regazzi potrà utilizzare questi ultimi minuti anche per provare qualcosa in previsione di Lugo. Sono due squadre, Costa Volpino e Lugo, che fanno del gioco e dell'intensità le loro armi in più, per cui sarà simile, con più qualità e più aggressività da parte di Lugo rispetto a Costa Volpino, però diciamo che sarà un'altra squadra molto molto giovane, come poi dicevo poco fa, nella classifica dell'utilizzo degli under, ovvero dei giocatori dal 97 in giù, Costa Volpino è seconda davanti proprio a Lugo e dietro a Desio che verrà qui a Faenza il 17 dicembre. Fallo su Venucci, ma io andrei a sottolineare più che altro la circolazione di palla e il pallone dato da Chiappelli proprio al compagno. Doppio cambio per Costa Volpino, entrano Di Mecco e Franco, escono Borghetti
e Cosenza 1.43 alla fine del terzo periodo. Benucci segna il primo, sono 20. 20 di Benucci, 15 di Perin, 14 di Chiappelli, 13 di Attoni, davvero tutte le bocche da fuoco hanno dato il loro contributo, 74-36. Ancora Sabbadini, 1.30 alla fine del terzo periodo. Sabbadini, palla sotto. Di Mecco segna con Aromando che non difende nel migliore dei modi, poi Silimbani si prende fallo sempre da Sabbadini. Adesso avremo un garbage time di 11 minuti 19, ma l'abbiamo già da qualche minuto. Assolutamente, direi che siamo in garbage time praticamente dal secondo quarto. Faenza, come ho già detto in precedenza, mi ripeterò, non ha lasciato niente di intentato quest'oggi. Non c'è mai stata partita se non all'inizio del primo quarto. Ma una Faenza che progressivamente ha costruito un vantaggio enorme nei confronti di Costa Volpino, che ha potuto solamente assistere allo show offensivo della squadra faentina di quest'oggi, con percentuali veramente notevoli da 2 e da 3 punti. Faenza quest'oggi ha costruito la propria vittoria sulle percentuali, ma anche su una difesa che è stata presente in tutta la partita. Ora un 2 tiri liberi a favore della squadra ospite sul 75-38 nel punteggio, con un minuto circa da giocare nel terzo quarto di gioco. A segno Costa Volpino che solo adesso può arrivare a quota 40. Così è, 75-40 per Faenza. Ultimo minuto, 55 secondi, palla nelle mani di Venucci, che palla per Perin. I due davvero si capiscono a meraviglia, 77-40 più 37, ricordiamolo, più 41 è il massimo vantaggio dell'Arechico. Aromando fa fallo, secondo fallo personale su Coltro. 77-40. Pensa che potrebbe anche passare quota 100, non ha mai passato quest'anno questa cifra. Sbaglia il primo Coltro. E sbaglia anche il secondo, Silimbani cattura il rimbalzo. 35 secondi alla fine, dunque 11 ci sono di discrepanza tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Sarà comunque l'ultimo possesso o un altro possesso nelle mani di Costa Volpino, ma adesso vediamo come l'Arechico gestirà questo pallone. Venucci prova a entrare, scarico fuori per Chiappelli, Chiappelli la tripla, sbaglia, peccato perché ci starebbe davvero una tripla di Chiappelli. Sta litigando dai 6.75 quest'anno, ma davvero anche lui ha bisogno soltanto della scintilla. Sabbadini, bello questo anticipo di Chiappelli. Finisce qui il terzo quarto, 77 Arechico, 40 Costa Volpino. Tantasette a 40, dunque mancano 10 minuti alla quinta vittoria casalinga dell'Arechico, che è anche la quinta vittoria in campionato. Diciamo che, visto che di cose da dire a livello tecnico non ce ne sono più tante, Marco, ti chiedo i tuoi 3 migliori in campo di Faenza. Sicuramente partirei con Chiappelli, che ha fatto veramente bene. Venucci anche,
si è distinto particolarmente, soprattutto per quanto riguarda la capacità di gestire la squadra anche in transizione, con ottimi spunti sia personali sia nella conclusione che nell'assistenza. Veramente un Venucci impeccabile quest'oggi nella conduzione della gara, soprattutto a livello di regia. Il terzo nome me lo tengo per Perin, che sta diventando una costante nella squadra faentina, una Faenza che può beneficiare di una sezione playmaker, registi che pochi in questo girone hanno. Dunque una Faenza che deve costruire sui propri vantaggi tecnici rispetto alle altre squadre. Notevolissimi gli spunti di questi due giocatori, sto parlando di Venucci e di Perin, veramente due talenti notevoli per il campionato di Serie B, talenti che spero riusciranno anche a giocare ottimamente insieme. Faenza deve costruire su questi vantaggi che ha nei confronti delle altre squadre, un Venucci e un Perin sempre presenti. Anche quest'oggi sicuramente una marcia in più per Faenza, ben sapendo che il gioco della nostra squadra parte proprio dall'apporto di questi due giocatori, che sono fondamentali affinché la squadra possa girare al meglio sia offensivamente sia difensivamente, come è avvenuto quest'oggi. Gioco da tre punti di Di Meco, 7 punti per lui, 7-7-4-3, Costa Volpino in campo con Conte, Coltolo, Sabbadini, Franco e appunto Di Meco. Faenza invece con Venucci, Perin, Silimbani, Chiappelli e Aromando, tanti minuti dunque per Aromando. Bello questo movimento di Chiappelli, peccato davvero non sia arrivato il canestro. Doppio cambio intanto per Faenza, escono Perin e Venucci, entrano Benedetti e Brighi, si prendono i meritatissimi applausi. Anch'io come i tre migliori in campo, anch'io Marco sceglierei sinceramente i tuoi. Applausi meritati, un po' di riposo. E vediamo adesso cosa succederà nei restanti 9 minuti del match. Aromando fuori per Silimbani, è libero Sili, non può far altro che prendere, tirare, segnare. Ancora più bello il fatto che sia arrivato al filo dei 24 secondi, 80-43. Sabadini fuori per Franco non ci pensa due volte, bravo, complimenti, un bel canestro di Franco, che ricordiamo è in prestito da Cantù del vivaio lombardo. 80-46, Brighi, fallo in attacco di Chiappelli, di Aromando, scusate, che è il terzo fallo, tre come i falli di Perin e di Chiappelli, e Conte palla in mano. Sempre 80-46, sempre partita assolutamente in ghiaccio. Di Meco, scarico per Franco, prende e tira, comunque 2 su 2. niente male questo giocatore, che sicuramente senza la pressione, senza il fatto di dover giocarsi la partita, una partita strachiusa da un bel po', comunque ha mostrato grandissime doti tecniche. Brighi sotto per Sili, bello lo scarico, ma poi commette 3 secondi. Un po' una rarità l'infrazione di 3 secondi nel basket moderno. Sicuramente anche quest'oggi è stata l'unica infrazione di questo tipo fischiata. Un Silimbani che probabilmente non si è accorto che sostava in area da troppo tempo, doveva assolutamente tirare sfruttando il suo ottimo semigancio. Non è successo. Ora un tentativo veramente complicato di Chiappelli, difficilissima la conclusione, la difficoltà soprattutto della conclusione, non va a segno. Un Costa Volpino che riparte sotto di 31 lunghezze. Come hai detto tu, ormai chiaramente gli equilibri
in campo sono saltati, anche perché la partita non è più stata in discussione dal secondo quarto, se vogliamo. Come ho detto prima, il vantaggio costruito da Faenza era già di 28 unità alla fine del secondo quarto, dunque una rimonta era assolutamente improbabile, anche e soprattutto per la precisione che Faenza ha avuto da due punti. Guardo adesso le statistiche: 19 su 28 da due punti, 10 su 20, dunque il 50% da tre punti, 12 su 17 dalla lunetta. Sono cifre che non permetterebbero a nessuno di tornare in partita. Se non altro, Costa Volpino sta sicuramente onorando questa parte della gara, che è comunque da giocare quando mancano 7 minuti alla fine di questo incontro, 80 a 51 per Faenza. Cambi in entrambe le squadre: è entrato Milosevic per Faenza al posto di Chiappelli, dall'altra parte sono entrati Coltro e Borghetti al posto di Conte e Di Meco. Errore intanto di Silimbani, ancora Franco, vediamo se porterà, quasi va a segnare la sua terza tripla. Sabadini adesso prova davvero, si intestardisce un po', Benedetti, fallo su di lui. Time out richiesto da coach Regazzi, un time out questo dovuto al, diciamo, all'essere puntiglioso dell'allenatore, perché obiettivamente dal lato della partita c'è poco da dire. È sicuramente per far restare sul pezzo i giocatori, anche perché questo è un dato secondo me molto importante. Stanno giocando comunque giocatori come Aromando, come Milosevic, che non hanno grande minutaggio, quindi è anche giusto poter insegnare, dare a loro alcuni input proprio per poter testare in questi minuti di poter stare in campo e entrare negli automatismi di gioco. Un quintetto infatti questo che non è il secondo quintetto tranne Brighi, vediamo appunto Benedetti, Brighi, Aromando, Silimbani e Milosevic, secondo quintetto ovviamente della partita, non ce ne vogliono i ragazzi di coach Regazzi. Dall'altra parte vediamo chi entra: Franco, Borghetti, Sabadini, Coltro e Cusenza. Palla nelle mani di Benedetti, 6:30 alla fine dell'incontro. Milosevic, Brighi, fuori per Silimbani, Benedetti libero, bene, segna da tre, anche bene, seconda tripla, 83 a 51. Buon movimento di palla, lavora molto anche in allenamento proprio su questa, su far girare la palla in maniera molto molto veloce. Silimbani ruba palla, poi con un gioco di prestigio, mamma mia cosa ha fatto Silimbani. Notevole la caratura tecnica di questo gesto, con un controllo di palla veramente insospettabile per un giocatore dell'altezza di Jacopo. Sappiamo che Silimbani ha la possibilità di far vedere queste cose, ma è chiaro che non è cosa da tutte le partite, scusate la ripetizione. Veramente bello il gesto tecnico di Silimbani, che se non altro ha dato un pochino di verve a questa parte dell'incontro. Così in ghiaccio per Faenza è comunque notevole far vedere questi spunti tecnici, che Faenza riesce comunque a far vedere anche in Serie B. Molto bene, soprattutto per il pubblico, quest'oggi ha corso a vedere la squadra faentina. 5 minuti da giocare in quest'ultimo quarto di gioco. 85-51, è fatto di come si è amato dal pubblico Silimbani, si è sentito dal boato. Ennesima palla persa da Costa Volpino, anche l'allenatore Giubertoni ormai non ha praticamente più nulla da dire.
palla nelle mani di Brighi. 4:50, ovviamente nel finale vedremo anche Samori e Neri, i due giocatori giovanissimi, classe 2000 Neri, classe 2001 Samori, che ha segnato 3 punti contro Rimini. Aromando fuori per Benedetti. Benedetti gioco a due con Silimbani, bello scarico per Milosevic, prende la linea di fondo con un gioco di prestigio. Aromando è il più lesto di tutti. 8-7, 5-1, più 36, 4-23 alla fine. Vediamo se Larry Chicco riuscirà ad arrivare a 100 punti oggi. Sabadini fuori per Conte, salta Silimbani, lo posterizza, mamma mia Silimbani sta davvero giocando grandi incontri in questi ultimi minuti. Benedetti prova da tre, segna, poi Sili vola sulla testa del numero 10 Sabadini a catturare l'ennesimo rimbalzo. Benedetti, Milosevic, adesso tutto semplice anche perché galvanizzatissima Faenza. Silimbani si prende, gira, tira. Silimbani con un movimento da centro di altri tempi. 89-51, 38. Conte passa fuori per Sabadini, sbaglia Romando, fa vedere tutta la sua fisicità catturando questo pallone. Benedetti fuori per Milosevic, prende, tira anche Jakov, sbaglia, poi ruba pallone Benedetti. Gustavo Ulpino, diciamo che gli ultimi tre minuti vorrebbe obiettivamente non giocarli. Gustavo Ulpino non ha più le forze, soprattutto mentali. Brighi fuori per Aromando, il piazzato di Simone, errore, poi c'è fallo antisportivo, vediamo di chi, di Cusenza. Ah, entrambi, sia Silimbani sia Cusenza. E adesso i due giovani escono, proprio Brighi e Silimbani, entrano Samori e Neri, e anche dall'altra parte entra Porfidia, che non ha mai giocato fino adesso. Ultimi 2 minuti 56 di gloria per tutti. Sì, assolutamente, vedremo se riusciranno a mettere a tabellone dei punti i giovani della Recchico. Un epilogo prevedibile per una partita mai in discussione dal primo quarto. Dunque sicuramente un Arechico che ha risposto presente dopo lo scivolone in trasferta di domenica scorsa. Una partita notevole. Ora chiarimenti tra uno degli arbitri e l'allenatore ospite. Tre minuti da giocare circa, 89-51 per Faenza. Neri, primo pallone fino in fondo, Jacopo! Anche Jacopino! Primi punti in Serie B per lui con un signor canestro, tra l'altro, perché davvero ha battuto il suo marcatore, poi recupera palla, chiama lo schema e davvero si veste da play contro Porfidia. Benedetti fuori per Milosevic, fino in fondo Jakov, poi il rimbalzo di Zambonin. Zambonin e Porfidia sono i due giovani entrati. Costa Volpino, davvero un gran bel gesto atletico, più 40, attenzione, perché si rischia di fissare un nuovo massimo vantaggio, che era più 41.
segna il primo franco, 91-52. Segna anche il secondo, 91-53. Benedetti, 2 minuti e 0-5 alla fine dell'incontro. Samori, Benedetti, su di lui c'è Zambonin, poi scarico fuori per Milosevic. Neri si libera, palla per lui, prova a tirare da casa sua. Neri qui aveva il cronometro dei 24 secondi che lo ha tradito, non poteva fare obiettivamente di più. Porfidia, palla in mano, su di lui Neri, Franco, ancora Porfidia, c'è gloria anche per questo giocatore di Costa Volpino. 9-1-5-6, Faenza dunque che legittima, anzi ha già legittimato da un po' questa sua vittoria. Una vittoria, dicevamo, molto molto corroborante per tanti 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 punti di vista. Adesso bisogna davvero andare a fare il colpo a Lugo sabato prossimo, ricordiamolo, sabato 2 dicembre ore 20:30 a Lugo. Tanti faentini saranno presenti, sarà davvero un sabato sera caldissimo. Intanto tiro cortissimo di Borghetti, rimbalzo di Neri, poi passa il pallone a Benedetti, 59 secondi, siamo nell'ultimo minuto. Intanto vado a ricordarvi anche il prossimo impegno casalingo di Faenza, mercoledì 6 dicembre alle 20:30 contro Bernareggio. Turno infrasettimanale. Samori non riesce a tirare, palla nelle mani di Borghetti. Porfidia prende, anche lui si prende la tripla. Porfidia, ricordiamolo, classe 99, vivaio della Juve Caserta, quindi questo è un giocatore che a qualità lo ha dimostrato. 9-1-5-9. Anche Samori, davvero è festa, festa per tutti. 94-59. Davvero. E poi dall'altra parte anche Franco segna la sua terza tripla. 94-62. Dunque l'Arechico vince la sua quinta partita, quasi tira da 10 metri neri, vince la sua quinta partita casalinga, decimo punto. Io dal Palacattani vi saluto, anche Marco Bettoli vi saluta, alla prossima gara casalinga dell'Arechico.